Per chi mi conosce, magari ho visto che cosa razza, sa che io sono uno che parla molto, come diceva il direttore, sono più sul concreto, quindi sarà molto, mi vedrete molto più sul campo, quindi ho già aperto i ragazzi, più che a parole con i fatti. Vi ringrazio dell'accoglienza perché me l'aspettavo, di trovarvi così numerosi, speriamo di moltiplicarli poi quando ogni partita che andremo a fare, vuol dire che il progetto che stiamo mettendo in piedi sta prendendo forma. Se io sono qui è perché la prima cena che abbiamo fatto insieme mi hanno convinto subito che ci siamo seduti, perché ho sentito subito che c'era qualcosa di serio, qualcosa che andava oltre al fatto del calcio, quindi ho trovato persone serie, persone trasparenti, in vita mia ne ho viste veramente tante, che finalmente sono convinto che ho trovato il posto giusto per poter fare qualcosa di bello, perché il calcio è bello, mi piace a tutti, ne possono parlare tutti. E quindi è sport, e quindi vogliamo tutti assieme portare qualcosa di veramente bello e coinvolgente, quindi coinvolgere anche tutta la città di Spoleto e spero anche oltre la città di Spoleto. Quindi l'obiettivo comunque è quello di serietà che mi ha colpito nell'immediata cena che abbiamo fatto tutti assieme 15 giorni fa. Quindi spero veramente che questo progetto possa partire subito bene, stiamo lavorando, come diceva il direttore sportivo, sulla squadra, sappiamo che non è facile, che comunque è già iniziato da poco, però vedo sopra già dei ragazzi che hanno capito veramente che questa società adesso parte da zero, con tanta voglia e con tanta serietà. Ci auguriamo di anche questo, di poter avere la rosa completa e di poter fare un campionato che ci compete. L'obiettivo non lo dirò mai, quindi se ve lo chiedete non lo dirò mai. Però domande da fare, che preferisco, sono qui a vostra disposizione, qualsiasi domanda. Non ero proprio d'accordo da giocatore su certe situazioni, però. Ah, su alcune questioni. Su quello. Lui è un tipo un po' particolare, ma. È unico. C'è un modulo che preferisce, mister? Visto che si parla di Zeman. Sì, non è quello di Zeman, è un modulo che preferisco, che ho fatto io. 4-4-2. Poi tutto sta a vedere anche comunque le caratteristiche dei giocatori, cioè, tante cose che poi vanno valutate. Sono fissato per un modulo, ovviamente spero che c'è possibilità di usufruire di un altro modulo, si parla, fatto anche in passato quando ho cambiato modulo per esigenza anche